c'è che basta poco, un gesto piccolo che diventa un gioco. Osservo ogni oggetto quando l'ho usato, 5 secondi dopo già lo vedo separato. Sai una cosa, è una cosa contagiosa, ognuno ha la sua maniera fantasiosa. A scuola come a casa, come ti organizzi, se hai la bici vecchia e devi farla a pezzi. Prima regola, nessuna cosa si mescola, mettila da parte ogni volta dividendola. Quando bevi un succo e hai la bottiglietta, se mangi dei biscotti non butti la scatoletta. Plastica da una parte, vetro dall'altra, alluminio, acciaio, non dimenticare la carta. È un gioco da ragazzi in effetti, tutti i pezzi saranno parti di altri nuovi oggetti. Strappalo, schiaccialo, staccalo, spaccalo, se differenziamo si fa la differenza. Strappalo, schiaccialo, staccalo, spaccalo, differenziata è già iniziata. Strappalo, schiaccialo, staccalo, spaccalo, se differenziamo si fa la differenza. Strappalo, schiaccialo, staccalo, spaccalo, differenziata è già iniziata. Ho ricevuto una lettera, l'ho aperta e l'ho letta, non me l'aspettavo, mi ringrazia il pianeta. Goccia su goccia tutto torna nell'oceano, delle cose che riciclando si ricreano. Io lo so, ogni rifiuto è una risorsa, che messo nel residuo secco andrà persa. Io lo so, se ci impegniamo tutti, le idee fantastiche daranno i loro frutti. Io sono più bravo, più brava di mia mamma, mio papà, del mio amico, anche più del sindaco, lo dimostro con i fatti. A mia mamma, mio papà, il mio amico, voglio che lo sappia il sindaco. Ho letto il manuale per il giusto cassonetto e per il grande oggetto scelgo l'ecocentro. Il resto viene da sé con la buona volontà, il resto viene da te, quanto si riciclerà? Strappalo, schiaccialo, staccalo, spaccalo, se differenziamo si fa la differenza. Strappalo, schiaccialo, staccalo, spaccalo, differenziata è già iniziata. Strappalo, schiaccialo, staccalo, spaccalo, se differenziamo si fa la differenza. Strappalo, schiaccialo, staccalo, spaccalo, differenziata è già iniziata. Ragazzi, ciao a tutti, sono Luca Mariotto, io sono l'amministratore di GEA di Pordenone, la società che raccoglie i rifiuti nel vostro comune. Prima avete visto questa simpatica canzone che vi ha spiegato un po' come riciclare sia semplice, non sia una cosa complicata, che tocca la vita di tutti i giorni in maniera molto semplice. Però riciclare non è solo un gioco, è una cosa molto importante. I rifiuti sono un aspetto importante della nostra vita e possono essere un grosso pericolo per l'ambiente e per la salute delle persone. Un aspetto molto importante della raccolta dei rifiuti è la raccolta differenziata. Noi dobbiamo raccogliere i rifiuti in maniera separata per poter dare nuova vita al rifiuto. Il rifiuto in sé non è qualcosa che va buttato via, è qualcosa che ha ancora un valore. I nostri nonni ci insegnavano che non va buttato via nulla. Anche adesso noi possiamo farlo, possiamo riutilizzare la carta che, per fare nuovi libri, nuovi quaderni, per non dover tagliare alberi. Possiamo utilizzare l'alluminio delle lattine, il ferro dei barattoli per non dover consumare risorse naturali. Anche la plastica che noi raccogliamo in maniera differenziata può essere riutilizzata in mille modi. Per esempio i giochi che voi utilizzate nei parchi, le panchine, le altalene, sono fatti in plastica riciclata. Anche tanti pile, quei maglioni che usate d'inverno, andare in montagna, sono fatti con le bottigliette dell'acqua minerale. Capite quindi l'importanza di fare la raccolta in maniera differenziata e farla bene. Parliamo di vetro. La raccolta differenziata al vetro è una delle più semplici e più importanti raccolte differenziate che si possono fare. Il vetro può essere riciclato tantissime volte e ogni volta viene utilizzato per fare nuovi prodotti, nuove bottiglie. Però è molto importante la qualità. Pensate che solo piccole parti di ceramica, quindi una tazzina del caffè, un piatto rotto, in un bidone del vetro, di fatto lo rovina. Perché la ceramica è un forte inquinante del vetro. Quindi, ragazzi, mi raccomando, la qualità della raccolta differenziata. Se noi facciamo bene la raccolta differenziata con attenzione, possiamo dare nuova vita al rifiuto. Quando vi dicono che i rifiuti che voi raccogliete in maniera differenziata vanno tutti poi alla fine assieme, non è vero. Come vedete nelle immagini, i rifiuti che vengono raccolti in maniera differenziata hanno destinazioni diverse. L'umido va a impianti di compostaggio, il verde, quindi gli sfalci, le potature vanno a impianti di compostaggio,
Il vetro, la plastica, la carta vanno in impianti di separazione e di valorizzazione del materiale dove viene pulito e viene confezionato per le cartiere oppure per le vetrerie. Abbiamo quindi degli impianti che servono a valorizzare il materiale raccolto e quindi a lavorarlo per poi darne nuova vita. Come diceva un capo indiano, questa terra noi non l'abbiamo ereditata ai nostri genitori, ma è in prestito. Dobbiamo restituirla a chi verrà dopo di noi. Quindi l'impegno di tutti per far sì che quello che lasceremo ai nostri figli sia una terra migliore di quella che abbiamo ricevuto. Grazie. Medrano, Pordenone, Comune Riciclone.